E un calorosissimo e sincero boia de mao a tutti gli iscritti di Sala Giochi 1980. Ciao ragazzi, buongiorno, buonasera, buon pomeriggio, buonanotte a seconda di quando guardate questo video. Siamo ancora qua ragazzi ai giochi a membro di Segugio. Oggi purtroppo, insomma ragazzi, si va a fare un gioco che mi dispiace, che sono dispiaciuto di fare a membro di Segugio, ma vi posso assicurare ragazzi che purtroppo lo è. Non vi fate frega, insomma, dalla grafica, dal come è partito, chissà che pari, ragazzi, però perché per la piattaforma che lo andiamo a fare, insomma, è davvero un gioco mal riuscito, secondo me. BC Quest for Tires, e questo gioco, appunto, che è stato sviluppato dalla Sydney Development, per appunto in questo caso parliamo della versione del 1985 ragazzi per MSX. A me mi dispiace perché a me mi non si dice, ma a me dispiace perché io adoro BC Quest su Commodore 64. Insomma, era un gran gioco anche su ColecoVision, su altri sistemi. Insomma, è stato un gioco sicuramente migliore rispetto a questa versione un po' così, un po' castrata rispetto a quelle altre. Questa per MSX è una versione un po' castrata. Facciamo un po' di chiarezza. Allora, nel 1958 un disegnatore americano che si chiama John Hart crea questa serie, insomma, di strisce umoristiche a fumetti che poi pubblicherà iniziando, insomma, inizialmente, scusate, non iniziale, inizialmente sul New York Times, no, sul New York Herald Tribune forse, boh, sul New York, non mi ricordo, New York Herald Tribune, credo. Molte grandi testate si rifiutarono immediatamente, insomma, di pubblicarlo, ma poi invece qualche anno più tardi dovettero fare marcia indietro, insomma, perché quando venne pubblicato fu un grandissimo successo. Addirittura, insomma, su 1200 e 1300 testate americane lo pubblicarono, e non solo, appunto, americane. Nel 1984, insomma, ragazzi, parliamo di 30 anni passa dopo, Sierra Online pubblica questo gioco, appunto, per Commodore 64, che si chiama, appunto, BC's Quest for Tires, che è basato su questo fumetto. Poi la nostra versione per MSX della Sydney Development, che è del 1985, insomma, però quello originale di Sierra Online. E comunque il gioco per 64 e per altri sistemi riscuote un grande successo e chiaramente viene portato anche qua su MSX e anche e altri. Il nome, addirittura, io mi ricordo che c'era in edicola per 64, si chiamava Il Cavernicolo, non so se vi ricordate, insomma, anche voi. Il gioco è semplicissimo, bisogna, insomma, si controlla questo personaggio, questo signore dell'età della pietra, insomma, che si chiama Thor, e deve farsi strada attraverso diversi scenari, insomma, per andare a salvare la sua bella amata, insomma, che si chiama Kut-Chick, che si chiama proprio così, che è appunto, chiaramente, come nella migliore tradizione, tenuta prigioniera. Niente ragazzi, poi adesso altro lo andremo a vedere, però purtroppo mi dispiace perché questa versione, appunto, come ripeto, dell'MSX, ragazzi, è purtroppo un po' bruttina per quanto riguarda lo scrolling, eccetera eccetera. Però andiamo a vedere, dai. Allora, se ci rufa partì, magari, che ho toccato? Aspetta, che ho sbagliato io sicuramente, come sempre, insomma, come sempre faccio. Aspetta, fammelo ripartire. Ho sbagliato, non si sa quello che, Madonna, ho toccato. Eccolo qua, vediamo, vediamo. Ci sarà da premi un tasto, forse l'1 o il 2. Eccolo qua, 1085 va Enterprise Tech Incorporation. Come parte? Perché non mi vuole partire? Eccolo. Eccolo, skill one player, scusate, ecco, ho sbagliato tasto io. Allora, partiamo ragazzi, mi dispiace a parlare male, insomma, di questo gioco, ve l'ho già detto. Niente, non ho attaccato, ah, non avevo attaccato il joystick. Cominciamo male, cominciamo molto molto male, partiamo, player one. Eccolo qua, non ho attaccato il joystick, non so che cazzo ho combinato, sicuramente ho fatto molto casino. Guardate ragazzi, insomma, da soli già lo scrolling, un po' tutto, anche il parallasse, insomma, che c'è dietro, che caratterizzava anche gli altri giochi, insomma, movimenti molto molto lenti. È bruttino, mi dispiace parlare male dei PC Quest, ragazzi, perché è un gioco, insomma, che mi ha tenuto compagnia, l'amo in accelerata, perché sennò pare veramente di una cure tartarughe. Però, insomma, potevano fare meglio. L'MSX, insomma, meritava qualcosa di più, avrebbe meritato qualcosa in più. Invece, insomma, se ne sono usciti con questo gioco che non è né carne né pesce, che non è né acqua né vino, né birra né Coca-Cola, né nient'altro, aumentiamo ancora la velocità e tutto il resto, insomma, ragazzi, va a farsi benedire, perché
Eccolo qua, cambiamo scenario. Help me, viva viva, help me. Qua ci sta Sigosi che manco si vede, qua ti devi accucciare ovviamente. C'è dei livelli che salti e dei punti in cui salti, dei punti in cui ti devi accucciare. Adesso ci accucciamo, l'abbiamo saltato. Occhio che sennò va da una graniata lì. Insomma, niente, niente, vedi qua. Anche l'animazione è bruttina, eh. Però vabbè, comunque sì, ragazzi, ci hanno provato. In questo caso è un gioco a membro di Siluccio, però insomma ci avevano provato, via. Non gli si può dire no, però potevano fare, avrebbero potuto far meglio, molto meglio, secondo me, di questo, perché non è sicuramente un gioco che è all'altezza delle grandi capacità che c'aveva lo standard MSX 1 in questo caso, perché appunto questa è la versione per MSX 1. Mi dispiace perché insomma adoro questo gioco. Qua adesso, ah, dobbiamo passare qua, no, 1, 2, 3, niente, no. Dobbiamo passare quando lei già la clava alzata, perché se passi quando già la clava abbassata, insomma, diventa ti ammazza immediatamente senza manco passare al via. Vai, riprova. Riprovaci ancora, Sam. Vai. Grande, grande. Adesso c'è risalite. Chi è che fa? Abbiamo fuga 43. Gli abbiamo fuga e te una botta. Speed 45 sotto, ragazzi. Adesso gli ha preso fuga un attimo al nostro Thor con la ruota. Però anche lo scrolling è brutto, vedete com'è tutto ticchettoso, insomma sembra quasi che siano immagini che si sovrappongono una dietro l'altra, vedete, è brutto. Non è sicuramente colpa dell'emulatore, ve lo posso assicurare, ragazzi. No, dove? Non è colpa dell'emulatore, non pensate insomma che sia l'emulatore che faccia i capricci, ma è proprio che il gioco insomma in sé per sé lascia un po' desiderare. Peccato, peccato, una buona occasione secondo me sprecata, perché un grande titolo come questo, insomma, che ci ha tenuto compagnia a me, ma non solo a me, a tantissimi altri, credo, insomma, su Commodore 64, anche su ColecoVision non era male, insomma, la versione per il Coleco non era brutta. Poi magari la faremo una serie in live, la andremo a vedere tutti insieme. Portaci di là, belli capelli, e adesso qua ci schianteremo sicuramente. Acceleriamo un po', Ale, datti una regolata, freniamo. No, e dai, vedi i controlli, ragazzi, appena tocchi i controlli pure è molto 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 farlocchi, insomma, mi fa incazzare come una iena perché i controlli farlocchi. Mi sa che abbiamo finito. P1 score 1100, mi sa che abbiamo finito. Player 1, game over. Dai, fammi un altro secondo, proprio giusto per, però ecco, come vi ho già anticipato, insomma, non si tratta sicuramente di un grande capolavoro, purtroppo, però. Vai! Acceleriamo subito perché sennò c'è via a rogna, sta fermi così. Guardate, insomma, vedete lo scroll indietro che sembra quasi che siano, come dicevo prima, delle immagini sovrapposte che delle immagini a scorrimento, insomma, è brutto, è brutto, è brutto. Il Commodore 64, ragazzi, aveva una fluidità, però un problema generale sempre dell'MSX è stato, almeno per quanto riguarda l'uno, è stato un po' in tanti giochi, insomma, ci hanno avuto problemi di scrolling. Quindi magari non è solo una mancanza dei programmatori, però insomma, questo non lo so, non mi voglio addentrare, per carità, se no mi dice che voglio addentrarmi in discorsi tecnici, ma non sono un tecnico assolutamente, non ne capisco assolutamente niente. Però in altri casi, insomma, è successo che qualcuno abbia detto che l'MSX già abbia avuto qualche problema in più rispetto ad altri non computer a livello di scrolling. Vai, niente, mi ha dato una mazzata sulla testa in pieno, paccato proprio in pieno sulla testa. E niente, ragazzi, vi lascerei così, vi lascerei, dai, vediamo se gliela fa a passare sto pezzo, che a parte l'avevamo passato anche prima. Niente, bastonata, ti dà una bastonata dietro la nuca che praticamente te pacca, e non so chi dietro che c'è, che roba, che razza di cose c'è, vertebre, non so, vene, non so se ci passa dietro. Vai, gli fa passare, vai, gira, vai, gira, vai, gira, vai. Ci fanno passare, via. Ci fa passare, ci fa passare. Un cazzo, ci fa passare con una bastonata, insomma, che mi ho preso netta manco, senza manco passare al via, via. Non so se ci siamo finiti le vite, vediamo. Intanto, dai, finiamo questa partita. Ormai, insomma, ci siamo. Finiamo questa partita, ragazzi. Poi vi do il saluto finale. Te come. No, vabbè, ma cazzarola, ma se ti tocchi. Forse devo accelerare. Va troppo piano. Se va troppo piano, sicuramente dopo io già sono un babbuino. Se va troppo piano, sicuramente mi confondo. Ma prima l'abbiamo fatta tanto carina. Adesso che cazzi come abbiamo? Mi sto emozionando parlando di questo gioco, insomma, perché vedi come dispiace parlarne male, però questa versione, insomma, bella, non gli si può dire, non gli si può dire bella. E poi passatemelo, insomma, come cavolo pare, ma ha sfiorato questo.
passatemi il termine, ma per MSX, ragazzi, no, vabbè, niente, ho sbagliato, completamente sbagliato. Allora, ragazzi, giochi a membro di Seguci, oggi abbiamo fatto questo BC Quest for Tires del 1985, convertito appunto dalla Sydney Development, o sviluppato e pubblicato, non lo so sinceramente, per MSX. Gioco originale invece è dell'84 della Sierra Online, basato appunto su sta serie, su sta striscia di fumetti che è stata creata nel 1958, pensate, da Johnny Hart, e poi pubblicata insomma su diversi testate giornalistiche, anche se all'inizio insomma non gli avevano dato molto molto spago. Allora, ragazzi, io mi dispiace perché per 64 è davvero un bel gioco, però per MSX io non so se BC Quest abbia contribuito a migliorare insomma lo sviluppo dell'umanità. Io questo non lo so, ma la mia domanda con cui ve lascio anche oggi è: ma perché?